Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi sono in compagnia di lei, quella che sto pensando possa essere la mia futura macchina. Innanzitutto ringrazio il concessionario Oliviero per questa possibilità che mi ha dato di lasciarmi qualche ora le chiavi della GR. Venite con me, andiamo a guidarla. La prima peculiarità di questa Yaris è che è in carrozzeria a tre porte e l'unica della gamma Yaris 2020 ad essere in questa configurazione. Prima accensione. La prima cosa che noto è che il rumore forse non è il suo forte. 1.500, 3 cilindri, 261 cavalli. Andiamo un attimino a guidarla e vediamo effettivamente come va questa Yaris. Già subito cerca di placare i nostri bollenti spiriti. Facciamo i bravi, almeno finché non si scalda. Potrei dirvi che è la giornata ideale per provare una macchina 4 ruote motrici con doppio differenziale autobloccante Torsen. Siamo appunto nelle zone di Vicenza e ringrazio il concessionario Oliviero e in particolare il signor Michele per avermi dato questa possibilità di guidare qualche ora questo piccolo mostriciattolo. Partendo dal presupposto che appunto io faccio questo test drive perché sicuramente è uno dei prodotti più interessanti di questo ultimo periodo, ma anche perché questa macchina potrebbe essere un'ottima compagna di viaggio, perché avendo bisogno della macchina per relativo uso daily, anche se poi mi conosco, la userei sempre solo questa, perché se mi diverte metà di quello, stai calma, se mi diverte metà di quello che penso possa divertirmi, non ci sono grandissime vie d'uscita. Oggi Toyota uguale ibrido, poi una mattina si svegliano e tirano fuori un aereo di questo genere. Nei primi chilometri constato già però un problema abbastanza importante, ovvero l'ingombro di questo famoso specchietto centrale assieme a questo display. Non do colpa al display, nel senso che il display è comunque sotto per la mia altezza quello che è la linea del muso, però questo specchietto, per avere questa relativa visibilità dietro, perché un problema tra virgolette è il vetro, il lunotto dietro, molto piccolo, che sì, ci fa vedere, però spiovente, piccolino, non è che abbia questa enorme visibilità. Aggiunto ai montanti C abbastanza importanti, diciamo che la visibilità posteriore non è uno dei punti di forza di questa GR. Io comunque ve la butto là. Oggi non sono da solo. Salve. Anche lei qui? Sì. Cosa sì, ci fa? Dove mi porti? Direi di andare verso le montagne. Hai questa vaga sensazione? Iniziamo ad andare in su, poi vediamo come si evolve la situazione. Salve. Ah, aspetta. Cosa? Una cosa che tu non hai. Bastardo. Sì, è accesa, giuro. L'avete visto nel video del Rally Monte Carlo. Il buon Giacomo ha una Subaru Impreza Old qua delle zone, quindi gli ho detto fammi da cicerone, portami un po' a scoprire queste bellissime strade. Iniziamo ad andare in su e vediamo che cosa succede. Una cosa che già noto rispetto a una vettura di vecchia concezione, tra virgolette, come può essere la Subaru World, è il fatto che io sono al secondo piano rispetto a lui, cioè dove vedo la prospettiva della sua testa, qui. Lui è un po' più basso di me e lui sta molto basso con il sedile. La differenza di posizione di guida proprio si nota alla grande. Ho attivato la funzione IMT, quindi manuale intelligente, ovvero quel sistema che ti fa la doppietta, diciamo, automatica quando vai a scalare le marce. Vi dico già subito quello che penso, lo disattivo tra un secondo, perché ti dà quel colpetto di acceleratore, sì, però di troppo, che ti manda avanti, non è tarato nel migliore dei modi. Inizio con il mettere la modalità sport, che in realtà paradossalmente è la modalità secondo me più estrema. Perché? Perché abbiamo una ripartizione della coppia al 70% nel posteriore e al 30% all'anteriore, e già si sente molto la differenza di taratura appunto di questa ripartizione di coppia. Si sente che il posteriore accompagna molto di più all'interno delle curve la macchina. Quello che noto è però che purtroppo c'è il sistema che amplifica il rumore del motore dalle casse. Su una macchina del genere mi sarei aspettato, credo che si apra anche una valvola, però non riesco a capire se effettivamente la cosa è in questi termini. Uscendo da questo tornante mi sono proprio reso conto come
i controlli e il torque vectoring intervengano veramente, veramente in maniera incredibile, perché ha tentato di sovrasterzare, però ha tagliato la potenza nel momento giusto in modo che la macchina non andasse a sovrasterzare. Si sente come lavora il differenziale posteriore autobloccante, fa girare la macchina anche solo veramente uscendo dagli incroci. Si sente l'autobloccante posteriore che lavora in maniera veramente eccezionale. Sto usando davvero troppi superlativi per questa macchina, e tendenzialmente è una cosa che io non faccio. Però cosa devi dirgli? Quando una macchina ti piace, va bene, sì, sono scimmiato, va bene, sì, la voglio comprare, va bene, sì, tutto. Però l'oggettività è un'altra cosa. La macchina si guida bene, non c'è niente da fare. E vi dico che siamo ancora molto in là dall'essere all'estremo. Taratura elettronica e taratura meccanica veramente fino a questo momento impeccabili. Iniziamo a staccare i controlli su questo terzo tornante della salita. E già, le cose cambiano. Avete visto? La macchina tende molto al sovrasterzo. Sì, abbiamo il 70% della coppia dietro, quindi la macchina tende al sovrasterzo. E uscire dai tornanti di traverso con 260 cavalli ne deve averne trazione. La prima è veramente corta e fuori dai tornanti è praticamente da non mettere mai, se non davvero su delle inversioni incredibili. Ma cioè, l'elasticità di sto motore, sono in quarta, comunque lui ti tira su in una maniera davvero davvero interessante. E come dovrebbero essere tutti i motori? Coppia in basso, solo coppia in basso. Manca un cilindro, turbo, che bello l'aspirato. No, provate un tre cilindri turbo fatto bene e sicuro non ve ne pentirete. Iniziamo a vedere del nevischio, e la cosa mi piace molto. Quasi quasi però metto la modalità track, che porta la ripartizione di coppia al 50% all'anteriore e al 50% al posteriore. Quindi abbiamo quello che è un 4x4 perfetto. Vediamo come si comporta. Ho appena scoperto una cosa molto importante: si riesce a frenare col piede sinistro senza che la macchina tagli potenza, quindi si riesce fondamentalmente a tenere in pressione la turbina, cosa da non fare nell'uso soprattutto stradale, però è sempre una cosa in più. La macchina proprio sembra che venga risucchiata dall'interno della curva, ed è una sensazione veramente che poche macchine mi avevano trasmesso. Macchina sulle quattro ruote. Sì, qui la cosa si fa divertente. Grip ne abbiamo, ma le gomme diciamo che sono già state ben sfruttate in questi giorni di test drive. Molto reattiva, molto sincera, nel senso che ti dà perfettamente la sensazione di quello che stai facendo, dove stai andando e cosa lei sta per fare. La neve è sempre qualcosa di molto bello, e affrontarla con questo tipo di macchina davvero è qualcosa di impagabile. Che strade, ragazzi, questa cosa è molto vicina a un sogno. Avrei potuto scegliere mille giorni, ma questo, ragazzi, una Subaru, una GR, neve, altopiano di Asiago. Cosa puoi volere di più dalla vita? Madonna, come lavora, ragazzi. L'ABS entra, però non è troppo invasivo. Turbina fischia davvero tanto. Bello. Faccio fatica ad esprimere quello che sto provando, perché è una macchina davvero incredibile. Non ci credi che nel 2020, se non fosse per tutte queste cose belle, quindi non so, il navigatore, CarPlay, il cruise adattivo, cioè è una macchina del 2020, ma è una macchina che potrebbe tranquillamente essere degli anni 90, per come si guida. Sono molto curioso di sapere tempi di consegna, perché se ne sono sentite di ogni su questa macchina, e vorrei fare chiarezza con un dealer secondo me davvero così professionale, così competente dal punto di vista di comunicazione, banalmente, perché non ci vuole molto a far girare un brand, a far parlare di un brand. Solo che sembra così difficile, e sono contento di trovare persone come Michele che danno queste possibilità. Cosa puoi dire se non qualcosa di bello di una macchina del genere? Sì, ha lo specchietto grande, sì, si vede poco dietro, sì, fa poco rumore, sì, la seduta è alta, però come si guida? Come si guida? Anche qua c'è un pezzetto di strada chiusa, devi okay. Fare due curve serie. Boh! Dopo è chiusa in fondo, bisogna girarsi. Vabbè, il rumore
rumore è sicuramente dalla sua parte. Una Tesla Model X, attenzione, arriva lui. Qua c'è un pezzo di strada chiusa e la cosa mi piace non poco. Guardate che panorama. Di cosa stiamo parlando? La giornata perfetta per provare questo piccolo mostriciattolo. Tirando il freno a mano, la cosa bella di questo tipo di sistema è che stacca completamente il differenziale posteriore. Quindi abbiamo l'effetto della macchina alla corsa, ovvero girare, ma girare come si deve. Molto bello questo quadrante qui davanti che ci dice quant'è la ripartizione di coppia tra l'anteriore e il posteriore. Ma mi sta stupendo la quantità di trazione che ha questa Yaris in questo tipo di fondi, nel senso che è quasi difficile farla partire di traverso pur avendo una trazione prevalentemente posteriore. Davvero faccio fatica a descrivere a parole quanto una macchina che si comporta in questo modo qui mi faccia impazzire. Io, appassionato del cambio automatico, comprerei questa macchina. Io, appassionato della comodità, del viaggiare comodi, credo proprio che comprerei questa macchina. Abbiamo davvero un ottimo compromesso tra sportività e comodità con una macchina che davvero si fa guidare. La vera essenza di questa macchina è guidarla. Mi sta davvero stupendo in questo tipo di fondo e si capisce da chi è stata sviluppata. Gazoo Racing è il reparto corse di Toyota, quella che sviluppa fondamentalmente la WRC. Questa sarebbe dovuta essere la WRC 2021, poi per una concatenazione di Covid, cose del genere, forse questa versione qui, con questa estetica qui, non avrà mai luce nel mondo del rally mondiale. Piccola, corta, leggera, agile, togli il gas, boom, parte di dietro, poi gli ridai un attimino gas, lavora in una maniera come erano anni che non vedevo lavorare una macchina. Forse proprio la Subaru di Giacomo è uno dei miei target, è molto simile, è molto analogica, pur avendo un sacco di elettronica, è divertente, coinvolgente, facile, facilissima, perché essendo corta hai delle reazioni della macchina che sono sempre molto dirette, molto sincere per questo tipo di utilizzo, ma anche paradossalmente per l'utilizzo daily è interessante, è veramente, hanno Toyota tirato fuori un mezzo di tutto rispetto. Pur essendo un tre cilindri ha un bel sound, però si sente che è strozzato. Proviamo un attimino un po' di più la modalità track, vediamo che cosa succede e la mettiamo, come diceva Giacomo, in expert. Questo è un altro andare, ragazzi, questo è un altro andare, perché il quattro ruote motrici lavora davvero in una maniera impressionante. Ti tira fuori dalle curve a una velocità senza senso. Non so se preferisco la modalità 70-30 o la 50-50. Forse la 70-30 è un po' più divertente, nel senso che la senti molto di più lavorare di posteriore, mentre la 50-50 è un po' più se c'è spazio, quindi per fare la bella spazzolata, per fare il bel traverso, però deve esserci veramente tanto spazio. Ammirevole la taratura di questo tipo di differenziali. Cosa puoi volere di più di una strada innevata e una Yaris GR? Voi direte una Subaru, una Mitsu, non hanno niente a che invidiare, secondo me. Questa è davvero la Subaru barra Mitsubishi barra quello che volete del 2020. Tecnologia, meccanica, divertimento. Il sunto perfetto di questa macchina. I freni non si stancano mai. Sono forse uno dei punti forti di questa macchina. Sono veramente
veramente grandi per 1200 e pochi chili di macchina, potresti andare al quadruplo della velocità a cui stiamo andando. Ovviamente non ho ancora confidenza, non ho ancora, diciamo, la dimestichezza con la vettura per potermi permettere di forzare un pochettino di più la guida. Mi dà una sicurezza, una sincerità, mi dice vai, corri, perché tanto io sto, faccio tutto quello che posso fare, anzi, forse di più di quello che tu ti aspetti. La cosa più sottovalutata forse è il motore, ha un'elasticità e una potenzialità molto interessanti. 260 cavalli su 1600 tre cilindri, così strozzato potenzialmente, perché abbiamo tutte appunto le norme di cui vi parlavo prima, ti fanno dire ce n'è, motore ce n'è e ce n'è veramente tanto. Detto questo, vi parlo un pochettino di interni. In sostanza è una Yaris un po' più sportiveggiante, nel senso che magari abbiamo un po' meno comfort acustico, un po' meno insonorizzata, però abbiamo comunque i doppi vetri, abbiamo comunque sì della plastica un po' dura, ma qui dell'alcantara. In generale una macchina davvero davvero ben curata. Il cruscotto qui davanti, certo, un po' old style, però nel concetto della macchina ci sta. Forse avrei messo optional digitale, no, non l'avrei messo. Infotainment è tendenzialmente il classico di Toyota, quindi leggermente datato, diciamo, a livello di estetica più che altro, perché poi in realtà le funzioni le ha tutte, ha navigatore, CarPlay, ha Android Auto, ha tutto quello che si può volere. Questo qua è il mio telefono che balla, ma facciamo finta di niente. In generale comunque la qualità percepita è importante, chiaro, è una segmento B, quindi la tratto come se fosse una segmento B. Abbiamo le limitazioni a livello di spazio, sì, però neanche poi così tanto. Fondamentalmente il prezzo è uno, e tra poco ce lo facciamo dire. È una buona soluzione? Sì, sicuramente è una soluzione molto interessante. È la soluzione definitiva? Forse no. È la soluzione definitiva per uno appassionato di macchine che magari ce l'ha come seconda macchina o come spizio o cose del genere? 100%. Una macchina davvero, davvero da intenditore, la definirei da intenditore. E così non mi voglio definire intenditore, però per chi ha il gusto della macchina sportiva, della macchina divertente, è definitiva. Adesso sono su una curva, non ho le mani sul volante e ho un cruise control attivo, un lane assist e un lane centering, tra l'altro tarati bene, bello è questo. Mi sta stupendo come ci siano degli ADAS e questi ADAS non siano tarati o buttati lì giusto per dire va bene, omologhiamola con l'ADAS. Un dato relativo, non ho fatto tanta strada però è quello che mi aspettavo, consumo medio in autostrada 130 km all'ora, i soliti canonici 10 km all'ora. Abbiamo il motore che sta a 3400 giri, però me l'aspettavo molto più rumorosa. Infatti avevo provato tempo addietro la Yaris GRMN, quella col 1008 due ruote motrici, e in autostrada era al limite dell'inusabile. Mi spiego, era rigida, rumorosa, saltellava, non aveva gli ADAS, non aveva forse neanche il cruise control, adesso non me lo ricordo, però a memoria forse non aveva neanche il cruise control. Qui abbiamo il comfort, adesso non ho ancora il sedile perfettamente impostato sulla mia posizione, però già il sedile è molto comodo, è avvolgente, non è stretto come per esempio, mi sono lamentato sul VSST, chiaro, non è una Bentley che a 130 all'ora sembra di essere a 22, per essere una segmento B sportiva la trovo davvero davvero azzeccata. Tra l'altro quello che apprezzo è, nonostante il volante sia molto molto preciso, non abbiamo quel gioco della super precisione che hanno altre macchine che ci fanno andare a svirgolare in autostrada e bisogna sempre star lì a correggere. Il punto morto è davvero tarato bene, è molto preciso ma non è fastidioso. È omologata per 4 posti, lo spazio per gli occupanti anteriori è ottimo, dietro di me forse si fa un pochettino di fatica, si è un po' sacrificati con la testa vista la linea spiovente del tetto, tra l'altro in carbonio, incredibile, devastante secondo me il tetto in carbonio, è qualcosa di, è una chicca veramente veramente bellissima. Però anche a livello di comfort, sono 3 ore che non scendo da questa macchina. Certo, la mia soglia di sopportazione è quella che è, ho le mie rogne con la schiena, però l'ho trovata quasi confortevole, dura, rigida, spalla bassa, cerchio abbastanza grande, però non è scomoda, in assoluto, il sedile è molto comodo, è molto avvolgente, l'assetto è rigido ma non scomodo. Questo dà ancora più valore all'usabilità quotidiana di questa macchina. L'allestimento è uno, fondamentalmente si può scegliere solo il colore, all'estero ci sono diverse varianti, ma in Italia abbiamo solo la versione Silkwit, possiamo scegliere solo ed esclusivamente il colore, bianca, nera o rossa, fine e stop. Tutto di serie,
tutto senza particolari personalizzazioni. Le personalizzazioni potenzialmente aftermarket. E purtroppo il nostro test drive si conclude in concessionaria da Oliviero. Però voglio fargli un paio di domande su quello che è il mercato. La voglio comprare, non c'è niente da fare. Voglio chiedergli come funziona. Michele, a malincuore ho dovuto riconsegnarti le chiavi. Una macchina impressionante. Giornata spettacolare, macchina spettacolare. Ti ringrazio davvero tanto innanzitutto. È stato un piacere. Mi sa che ho voglia di fare il danno. Bene. Nel senso che sì, bene sicuramente per te. Prezzi, disponibilità, io più che altro sto cercando di capire. Vale la pena prenderla adesso? Vale la pena aspettare? Termineranno la produzione come dicono? Raccontami un po' di questa macchina, perché davvero se ne sentono di ogni. Io chiaramente cito solo ed esclusivamente fonti ufficiali Toyota. Blocchi di produzione, cose di questo genere, non abbiamo assolutamente nessuna indicazione. La macchina costa 39.900 euro. Ritengo probabile che sul 2021 prenda qualche centinaio di euro di sovrapprezzo dopo il lancio, ma del resto come è stato fatto per Yaris Hybrida 3 mesi fa. E secondo me vale sì assolutamente la pena acquistarla. Come dicevo stamattina a un altro cliente che l'ha presa, questa macchina nasce in un buco di regolamento sostanzialmente. Non potranno farla correre 2021 perché comunque non sono state vendute ancora 5.000 unità, non potrà correre nel 2022 perché cambieranno i regolamenti. Quindi si tratta di una macchina probabilmente assolutamente unica. Adesso mi lancio in un paragone azzardato, però mi viene in mente l'80 1985, se non ricordo male, Delta S4, questo tipo di macchine che durarono neanche una stagione, ma oggi secondo me chi ha un S4 in garage stradale ha un valore non saprei neanche quantificarlo. Io comunque sono dell'idea che se la macchina ti piace, ti emoziona, è inutile star lì a fare tanti voli pindarici. Se posso me la prendo e buonanotte. È una macchina che comunque domani avrà il suo valore, non devo avere questo tipo di dubbio. E comunque, se proprio devo, nel dubbio me la prendo col paper drive, ha un valore garantito. Ho addirittura l'opzione di restituirla. Spiegami un attimino per drive. L'anticipo massimo è il 45% del valore della vettura. Dopodiché io ho 4 anni di canoni mensili. Al quarto anno io ho un valore predeterminato, garantito, minimo, che va dal 50 al 45%. Dipende, posso anche scegliere. Noi consigliamo sempre di tenerlo leggermente più basso per avere eventualmente una supervalutazione in fase di sostituzione. Cifre quindi di questo paper drive vuol dire che abbiamo un 50%, quindi circa 15.000 euro di anticipo. Guarda, ti dico quello che ho fatto stamattina. Allora, secondo me sono troppi. Io non andrei oltre i 12. Ok. 10-12, non di più. Viene un canone mensile, vado a memoria, intorno ai 380 euro, già incluso appunto del pacchetto furto incendio. Con quanti chilometri? 60.000. 60.000 in 15.000 4 all'anno. Anni. 15.000 all'anno. Infatti qui casca l'asino, nel senso che io voglio capire una cosa. Tu la useresti daily? Io assolutamente sì, io la uso spesso, quotidianamente, proprio perché mi piace ed è una macchina secondo me utilizzabilissima quotidianamente. Ti dico senza ombra di dubbio che è un prodotto assolutamente trasversale, nel senso che noi abbiamo ragazzi di 30 anni che l'hanno comprata e signori di 75. Però c'è un ex pilota di rally, guidava la 124, quindi figuriamoci, andiamo indietro, che ha un gran bel parco auto in garage, eppure dice che l'ha provata, gli ha risvegliato determinate emozioni, è tornato dal giro di prova e se l'ha comprata. Michele, ti ringrazio, adesso ti faccio una micro pensata, però ho paura che il danno si farà. È stato un piacere. È stato un piacere per me, ti ringrazio. Mi raccomando, andate a seguire anche i loro canali social, ve li lascio qui sotto in descrizione. Ottimo.